Guarda, sono disfatti perché vediamo il replay. Ecco il replay della partita di Suco Pomidoro di martedì, che non si cimenta in nessun tipo di evoluzione. Adesso attendiamo i primi numeri con Antonio Giandolfi, Andrea Piroti, Andrea Mania, se vediamo cosa ci proporranno. Un terzetto molto appiantato, da loro ci si aspetta molto. L'anno scorso ci sono stati dei numeri clamorosi con Via Mazzini. Eccoli i primi due già sulla sella, sale anche il terzo e tentano un centrale girato che solleva anche la gamba. Ottima pariglia, ottimo assetto dei cavalli e sono giù alla fine di Via Mazzini per imboccare la curva che poi porta in bella pariglia con un centrale girato. Difficoltà abbastanza elevata, soprattutto per le condizioni climatiche. Esatto, teniamo conto, l'abbiamo detto anche in precedenza durante la cronaca della corsa alla stella, che ovviamente con le selle bagnate e la pioggia che continua a scendere, per i cavalieri esibirsi alle pariglie sarà nettamente più complicato rispetto al solito. Vediamo intanto l'imboccatura di Subrocio, il famoso portico da cui escono le pariglie. Il prossimo terzetto è quello di Gianfranco Manunza, Alessio Ricci e Gianluca Manunza. Tamburi, trombe, ecco che partono. Sicuramente un'acrobazia, 3 su 3 è il minimo. Probabilmente fanno, eccoli qui, il centrale aggrappato ai compagni. Aggrappato ai compagni, quindi il cavallo centrale viene tenuto dai due laterali. 3 su 3, più che onorevole. Adesso toccherà, vediamo il replay di Gianfranco Manunza, Alessio Ricci e Gianluca Manunza. Adesso toccherà a Paolo Soddu, Renzo Mura e Federico Misura. Eccoli che si apprestano a partire, un po' di difficoltà all'inizio. Ecco i cavalli che sono adesso riapparigliati. Qualche difficoltà in partenza, c'è un cavallo girato e quindi non. Ecco, in questi casi conviene ritornare indietro, esatto, e rifare tutto. Capo. Anche perché i cavalli non vedono la pista quando escono dai subbroci, perché vedono, è leggermente disassato, esatto, rispetto, certo, alla pista, e quindi vedono soltanto la casa del mio amico Pier Marco Massida, che forse tu conosci. Ecco, ripartiti, finalmente sono appaiati. Rapidissimi in piedi, anche se con qualche difficoltà adesso. Il centrale girato. Perfetto, benissimo. L'assetto. Benissimo, bellissima pariglia. Ottimi. Bellissima pariglia. Adesso al grido di in sella tornano tutti. Probabilmente la migliore sinora delle tre. Per adesso sì, secondo me sì. Decisi, tranquilli, anche la prima non era male, anche quella di Antonio Giandolfi. Forse un po' meno lunga, si sono alzati in piedi un po' dopo rispetto al punto di partenza. Sì, hanno tenuto un po' di più, erano un po' più lenti nel sollevarsi in piedi. Ecco Pepe Frau, Roberto Pau e Giuseppe Pinna. Pepino, noto Pepino. Anche qui un 3 su 3, adesso qualche difficoltà ad alzarsi, un po' di equilibrio precario, scendono un po' prima del dovuto, però insomma, considerando la giornata e considerando il fatto che le selle devono essere bagnate, più che insomma, discreta, è più che bello, direi. Adesso dovrebbe essere la volta di Pasqualino Forgillo, Francesco Serra e Marco Serra. Sì, abbiamo visto, c'è stato inizialmente il cavallo del cavaliere di sinistra, sì, che
spingeva verso destra e hanno avuto un po' di difficoltà in partenza, ma diciamo di un po' di cose tecniche. Il cavallo di destra e il cavallo di sinistra. Il cavallo di sinistra è il meno forte, il cavallo di destra invece è il più forte. Perché? Perché la curva chiude a sinistra e quindi il cavallo di fuori, il cosiddetto mano di fuori, deve chiudere la curva e quindi deve camminare di più rispetto agli altri. Abbiamo perso il video, abbiamo perso il segnale. Sta riaccendendo, sì, perfetto. Scusate, abbiamo perso il segnale, ora il segnale. Però siamo su Via Duomo. Siamo su Via Duomo, ma non è questa telecamera. Non vediamo in questo momento la Via Mazzini e questo ci mette un po' in difficoltà. Abbiamo perso tutte le immagini, anche i colleghi delle altre televisioni sono tutti su questa immagine, ci dispiace, non sappiamo che cosa sta succedendo in via Mazzini. Preghiamo la regia. Acqua? Ho capito. Allora ci dicono dalla regia che è l'acqua che sta creando problemi, è la pioggia e quindi abbiamo qualche difficoltà a darvi le immagini, ci dispiace. Cercheremo di recuperare, ci dispiace anche perché adesso c'erano le pariglie migliori. Ecco, e quindi uscita, vediamo un ecco po'. Qua vediamo un po' a chi capire tocca. A che punto siamo, se abbiamo saltato soltanto una pariglia oppure, e quindi dovrebbero uscire adesso Corrado Masida, Fabrizio Manca e Ignazio Lombardi, vediamo se sono loro, questi li riconosciamo. È passato un po' di tempo, potrebbero essere oppure essersi già esibiti. No, sono Andrea Concas, Paolo Pippia e Fabrizio Sano. Sì. Centrale girato. Oh, addirittura Nicola Figo scorso. No. Oh, madonna. C'è una caduta terribile. No, niente. Corrado Masida. Corrado era. Corrado Masida a terra. Fortunatamente non si è fatto nulla. Scusate, torno ora in diretta con voi e per comunicarvi che insomma le cadute del segnale sono dovute chiaramente alla pioggia incessante, vi ho sentito dalla regia. Noi, grazie. Sì. Lei è molto gentile, ma anche se non siamo professionisti ce la capiamo. Siete ecco, stati bravissimi. Vediamo la caduta di Corrado Masida, compositore dell'anno scorso. Della giornata di domenica. E quella proprio è una caduta che se uno non è bello elastico con la schiena si fa. Grazie a Dio, male. Corrado è abituato, insomma qualche caduta l'ha fatta. Sì, tutto non posto, è successo niente, eccolo qua. Grande Corrado. Compoidore dell'anno scorso. Grande Corrado. Ecco, adesso comunque non ci dovrebbero essere, grazie a Dio, dei salti. Sì, dei salti. Si va in ordine, sentiamo di nuovo i tamburi, ma c'è un attimo di pausa probabilmente dovuta alla caduta. Ecco che si dà. Danno il segnale per la prossima pariglia, che dovrebbe essere Andrea Concas, Paolo Pippia e Fabrizio Sanna. Numeri di tessiera 25, 26, 27. Alle nostre spalle cori da stadio. Sì, intanto una precisazione, più che da stadio da Finanzato. Fabrizio Sanna, il famoso agente della polizia locale, il quale non può partecipare alla Sartiglia perché era impegnato nel servizio d'ordine, ed è quindi hanno saltato Aldo Dolenz è stato sostituito in Pariglia. È stato sostituito in Pariglia. Comunque non fanno niente, non si fidano a fare dei numeri acrobatici, fanno un passaggio. Non hanno avuto modo di provare, quindi insomma è giusto. Si fanno una galoppata in via Mazzini. Ora toccherebbe a Luca Figus, ad Alessandro Cester e Nicola Figus. Vediamo un po' cosa ci regalano. Luca e Nicola sono fratelli, figli di Tore Figus, che è stato compositore nel 1975.
per il Grembo di San Giuseppe, di San Giovanni. Eccoli. Partiti. Chissà se proveranno a far qualcosa. Niente. Anche loro passano cavalli appagliati e basta. Non si fidano a fare nessun tipo di evoluzione. Dispiace perché poi durante le prove si è visto quello che sanno fare, hanno fatto veramente delle evoluzioni incredibili. Ma c'è qualcuno che comunque se la tenterà la piramide, vedrai. Adesso toccherebbe a Giorgio Pala, Mario Manca e Valentino Brazzu. Vediamo che numero avranno preparato per la Sartiglia del 2016. Dopo essere stati tra i migliori in quella del 2015. Sì, erano secondi forse, un secondo o un terzo posto. Eccoli all'uscita dal portico. Eccolo. E poi via al galoppo. Il passo subito. Eh sì, stanno già tenendo le redini, eh? Sì. Sembra che si voglia alzare soltanto il centrale. Un numero di vecchia scuola, un diciamo. Un numero di vecchia scuola, sì, il centrale è sollevato. Evidentemente non si sono sentiti sicuri e hanno preferito fare un numero estemporaneo. Possono fare molto di più sicuramente. Ma... ed ora Maurizio Casu, Salvatore Pau e Alessandro Crobu. Pariglia del Succo Poidori dell'anno scorso, del martedì del gremio di San Giuseppe. Eccoli. Con le mantelline di plastica a coprire il costume, ma la giornata è quella che è, e il numero anche. Non si rischia la vita Crobu, in fondo. Ma a mano di dentro. Detto su Longu, nella sua notevole altezza, sì. Ma non fanno. Che in un recente ritratto di Bettina Provelli ha il cavallo piccolo ai piedi che toccano in terra. Ma in realtà non è una caricatura, è così da. È un ritratto naturalistico. Prossima pariglia, numeri di testiera 37, 38 e 39. Andrea Cossu, Antonella Rosa e Gianni Serra. Ecco, viene dato il segnale di partenza. Sì. E parto. Via l'Amazzone al centro. Antonella, ecco, tutti e tre già in piedi all'uscita del Subrocio. Ottimo 3 su 3. Ottimo 3 su 3. Per la giornata... è veramente un ottimo, belli staccati i cavalli, ognuno per conto suo e uniti soltanto dalle braccia che si protendono verso i cavalli, tra di loro i cavalli. Filippo Vidili, Bernardino Ecca e Roberto Volturo. Prossima pariglia, questa è la ripetizione della pariglia di Antonella Rosa. Eccoli. 3 su 3 proposto anche da loro. Abbastanza equilibrato. E questi sono capaci di fare anche la piramide, quindi è chiaro che oggi non si sono fidati, insomma con questo tempo non è possibile fare numeri molto acrobatici per questioni di sicurezza. Intanto
Adesso dovrebbe essere la volta di Alessandro Scano, Danilo Casula e Michael Casula. Rispetto del nome, comunque, se visto il cognome, credo che sia Sarto. Assolutamente sì. Su tre. Un altro buon 3 su 3. Sì, io non revolo 3 su 3. Oramai oggi più di questo così, non credo che si possa fare. No, rattrista per il pubblico che comunque è rimasto. Ecco com'è. La prossima potrebbe essere una pariglia importante. Rodolfo Manni, Furio Tocco e Antonio Maldotti, che ci hanno abituato a cose abbastanza... Ecco, forse faranno una verticale. No, si sono disuniti, peccato. Verticale sulla sella in ogni caso, peccato. No, ma non... Si sono disuniti. Ormai è tardi per è tardi recuperarlo per e quindi niente. Passati. Questa volta non sono riusciti a coordinare... E il cavallo del ballo di fuori si è staccato e quindi non c'è stato niente da fare. Prossima pariglia, Daniele Matta, Elisabetta Secchi e Cristian Sarais ci hanno abituato a un centrale girato. Vediamo se nonostante anche in giornata di pioggia se la sentono di farlo. Anni che da sempre Elisabetta al centro si gira. Eccolo infatti, guardate, centrale girato. Alla grande. Leggermente indietro il cavallo di mano di fuori, però poi ha recuperato immediatamente, come vedete, poi tornano in sella perché è finita la corsa. Bella pariglia, bella. Ne terranno conto i giudici di percorso sicuramente. La premiera. Partiti immediatamente in piedi, proprio veramente una bella coordinata. Poi Elisabetta è abituata a girarsi fidandosi ciecamente dei suoi, perché a questo punto il cavaliere centrale non vede niente e si deve fidare ciecamente, non sa quando finisce la strada. Quando ti dicono torna in sella devi tornare, punto. Ci si deve fidare l'uno dell'altro. Altra pariglia, Luigi Irio, Paolo Paeda. No. C'è Gianluca Mugheddu. Ah sì, scusate, sì. Alessio Piras, Gianpaolo e Gianluca Mugheddu. Numeri di tastiera 52, 53, 54. Un attimo di attesa su Brociu. Perfetto, allora vediamo un pochettino che cosa ci faranno come numeri i fratelli Mugheddu e Alessio Piras. Ricordiamo che Gianluca è anche assessore comunale del comune di Oristano. All'urbanistica. Quindi se va male qualcosa sappiamo con chi prendercela. Si scherza naturalmente. Ma lui tanto è dei nostri, quindi lo sa che scherziamo. C'è qualche cosa che non torna perché ancora non escono. Intanto ringraziamo ancora chi ci sta seguendo, sì, Enrico. Però diamo anche una notizia. Ecco, aspettate un attimo solo. Un attimo. La discesa di questa pariglia. Abbiamo detto Gianluca Mugheddu, Gianpaolo Mugheddu e Alessio Piras. Subito in piedi e centrale girato immediatamente. Un po' sbilanciati i cavalli e il centrale si risiede sulla sella dando le spalle al verso di marcia, ma fortunatamente c'è il compagno accanto che tiene il cavallo appaiato al suo. Ora si rallenterà e tutto torna a posto. Stavo dicendo
che mentre le pariglie si succedono dobbiamo dare anche una brutta notizia: c'è stato infatti un incidente a un cavallo durante la corsa alla Stella, nella zona di sosta dei cavalli. Il cavallo di Andrea Congiu, come leggiamo dal sito della Nuova Sardegna, è caduto ribaltandosi nella zona della consegna alle spade e successivamente all'incidente è morto. Spaisan, un puro sangue inglese, era montato dal cavaliere Andrea Congiu ed è scivolato nello spiazzo tra via Sant'Antonio e via Cagliari in piazza Pili, battendo la testa. Il servizio veterinario è intervenuto immediatamente, ma il cavallo è morto poco dopo. E tutto questo accadeva purtroppo, tra l'altro, mentre c'era la pioggia, ma credo che ben poco abbia influito sulla questione. Non sappiamo molto di più in questo momento sull'incidente e ci riconcentriamo sulle pariglie con questa bellissima evoluzione proposta. Non è Momo. Probabilmente c'è da stato... Sergio Leda, Andrea Zucca e Matteo Licheri. Probabilmente, perché non... probabilmente c'è stato un salto. C'è stato un salto di pariglia. Sicuramente. Non mi sembra Momo questo. E purtroppo non siamo collegati con l'audio dello speaker ufficiale, per cui abbiamo qualche defiance. Anche perché questa notizia non è che ci ha rallegrato. Eh no. Questi dovrebbero essere Fabrizio Sannia, Marco Bardino e Alessio Ligi. Sì, hanno saltato una pariglia, saltata. Bella questa. Sì, bel 3 su 3, onesto, bello, ben fatto, ben eseguito. Bello. Molto meglio un 3 su 3 fatto così che non un centrale girato male. Eppure, ma probabilmente stiamo sbagliando noi, probabilmente stanno uscendo adesso Fabrizio Sannia, Marco Bardino e Alessio Ligi. Quindi erano sì, Sergio era giusto Leda. L'ordine, era corretto l'ordine. Era corretto l'ordine, vabbè, allora chiediamo scusa. Intanto se mi consentite, mentre vediamo che un 3 su 3 o sono questi? Io penso che siano questi. Ben eseguito, con delle immagini fantastiche proposte dalla nostra regia. Se mi consentite, mi dà l'opportunità di ringraziare intanto una parte imponente del nostro staff tecnico, curato da Roberto De Martis, coordinato da Roberto De Martis, con alla regia Marco Di Stefano, tecnici operatori Massimo Angioni, Roberto Neri, Gianni Copez, Antonio Pinna, Antonio Vece, Simone Nanni, Orietta Peddis, Donatello Garau, Daniele Vitiello, Roberto Mureddi, Giorgio Trincas, Giuseppe Giua, Roberto Frau, Giuseppe Modica. Questa è uno staff enorme, come dicevo prima, siamo sui percorsi con oltre 40 tecnici che curano questa diretta per lo streaming e per moltissime TV del digitale terrestre che sono collegate al satellite. Intanto, dai tuoi cenni... Sì, dovrebbero sì. Essere Gabriele Bresciani, Claudio Tuveri e Fabrizio Pomogranato con un centrale girato, ma chiuso subito, forse anche perché comunque non ci si fida completamente. Luigi, cosa dici? No, le riprese però devo dire non ci consentono di vedere esattamente, schiacciano un po' e quindi non sai dove sei, non la sai dove sono i cavalli, la prospettiva del percorso quindi ci falsa un po' tutto da un punto di vista di poter commentare decentemente tecnico, perché probabilmente il percorso, soprattutto quando c'è l'inquadratura frontale, non, cioè, ti consente di vedere consente a che punto sei della... e poi non è staccato, non è ampio, per cui non ho punti di riferimento, capito? Se fosse poco meno zoomato. Allora Giovanni Uzzeri, Marco Mura e Paolo Secchi, falsa partenza, vediamo se riescono a tornare indietro. Vediamo se riescono a fermarsi. No, no, niente. No, vanno fine e ci provano. Si appaiano perlomeno. Si alza uno dei laterali. Il numero non riuscito. Sì, chiaramente non riuscito. Ed ora Antonello Fenu, Francesco Carboni e Salvatore Aru pronti a uscire da Subrocciu. I numeri 70, 71 e 72.
eccoli. Anche loro un'uscita un po' difficoltosa, quei cavalli abbastanza larghi che ora si riappaiano, però con qualche difficoltà. Ecco un 3 su 3. È un 3 su 3 che è un po' vetturoso, pochi insomma, metri. Sì, poca roba. Sì, sì. Purtroppo saranno scivolati. Sì. E si va avanti con Fabio Fiori, Carmen Murru e Andrea De Ias. Eccoli. Partiti. Carmen Murru sul laterale. Sì. In maniera molto rapida. Hanno invertito le posizioni, ma non ce la fanno. Cavallo di Carmen sta dicendo no con la testa. Non vuole stare a fianco al. E va per i fatti suoi. No, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso di questa cosa, che c'è antipatia e simpatia anche tra, certo, gli animali. Certo. E che. Ci sono delle volte che non si riesce e basta. Però qualche volta bisogna stare lo stesso insieme. Tu mi sei antipatico, però sono lo stesso con te. Non è vero, con me correresti la pariglia. Anche con Enrico, va. Facciamo il 3 su 3. Facciamo il 3 su 3. Enrico, te lo fidi il 3 su 3 con me, sì, con Luigi? Sì, a piedi. Sì. Ci abbracciamo e corriamo Mauro in via Puddu, De Castro. Francesco Salis e Salvatore Montigi. Pare che anche questo sia un 3 su 3. Sì, cavallo sbanda un po'. I cavalli faticano a trovare l'allineamento giusto, ora si riprendono. Diciamo che c'è anche poca luce. Ma ancora. Ancora siamo giusti giusti. Devono passare ancora 12-15 pariglie. No, addirittura 16. 16 più il componitori, vabbè, chi chiuderà la corsa. Poi bisogna vedere anche la pariglia di Andrea Congiu dopo l'incidente al cavallo, se sarà in pista o meno. Sono in due, Mauro Puddu, Francesco, no, siamo Graziano Pala, Pietro Puzzulu e Andrea Cinis. Pietro corrono, non si fidano a fare nessun numero. Pietro Puzzulu è l'unico, l'avevamo già detto, è l'unico non oristanese ammesso nel Bororese. Bororese si dice. Bororese. Di Borori, insomma. Te lo do per. Beh, c'è anche qualcun altro che non è esattamente oristanese, ma ha la residenza d'oristano. Sì, esatto. Invece Pietro proprio sta a Borori. Andiamo avanti con Stefano Garau, Antonio Cucu e Stefano Spiga. Mentre la pioggia non smette di scendere, anzi in questo momento si sta ulteriormente rinforzando. Eccola. Mentre la pariglia esce dal subroccio. Non riescono. Sono anche folate di vento. E niente, a martedì. Andrà sicuramente meglio. Come spesso accade, tra l'altro, visto che la pariglia della domenica è sempre una prova, è sempre più difficile, esattamente perché i cavalli non sono abituati, è il primo giorno in cui si esibiscono, mentre il martedì hanno già potuto far conoscenza col percorso e i cavalieri affinare tempi e modi di uscita per poi eseguire l'evoluzione. Anche perché i cavalli maestri si vedono, conoscono già il percorso, sanno cosa fare. Invece il neofita purtroppo ha qualche difficoltà perché non sa come funziona, e poi i cavalli hanno paura della gente, quindi tendono sempre a stare al centro del percorso. Roberto Vacca, Antonello Mele e Luca Murtas. Pariglia niente, numero abortito, non si azzarda a fare, lasciato niente in serbo per martedì. La
Adesso sarà la volta di Anthony Macioni, Davide Musu e Giorgio Sanna. 88, 89, 90. Anthony Macioni ha preso la stella. Sì. È uno dei cavalieri che è riuscito a centrare l'obiettivo. Eccolo. Simile spagnolo, sì, quasi messicano, anche loro non si azzardano a fare. Vince Giove Pluvio. Sì, vince Giove Pluvio, purtroppo. Prossima pariglia, Giuseppe Catapano, noto Peppe, Pierpaolo Falchi e Alessandro Orru. Abbiamo il Gotha dell'Associazione dei Cavalieri, past president e attuale presidente. Obama e Bush. Eccoli qua, ma anche loro. Bene in sella, Pagliatti, una sgroppata. Peccato. Ci vediamo martedì per qualcosa di meglio, magari se splende il sole. Che la gente. Un saluto. Purtroppo. E ovviamente chi ha pagato il biglietto non sarà soddisfattissimo, ma purtroppo. Di fronte agli scherzi del tempo c'è ben poco da fare, non pioveva da mesi e al momento invece la situazione continua ad essere piuttosto difficile. Ecco, la prossima è uno dei nonni della Sartiglia, Ignazio Nonnis, presente in pista fin dagli anni 70, Marco Cardias e Giancarlo Melis. Pare che non hanno intenzione di fare niente neanche loro. No, un altro 3 su 3 lanciato, galoppo piuttosto sostenuto, però 3 su 3 resta seduti in sella. Però. Prossima pariglia, l'anno scorso ci hanno fatto un 3 su 3 eccezionale, Attilio Balduzzi, Giuseppe Sedda, noto Peppe e Andrea Brai. Questo è il replay della precedente esibizione. Siamo arrivati ai numeri 97, 98 e 99. Mancano poche pariglie per salutare questa Sartiglia 2016 per il gremio di San Giuseppe, di San Giovanni. Scusate. Eccoli. È un 3 su 1, 2, 1 e mezzo. Non ci sono, non c'è stato la, diciamo, il tempo di sollevare l'altro, che il terzo si sia sollevato, anche perché normalmente sono i due laterali che si sollevano prima e poi il centrale che si solleva in mezzo. Andiamo avanti intanto con 103, 104 e 105, sono Stefano Manca, Fabio Chessa e Roberto Corona. 100, 101, 102. Davide Figus, Salvatore De Vacca e Alessandro Manca. Ah sì, sì, chiedo scusa. O addirittura anche staccati. Vabbè. Questa non è proprio bella questa. Purtroppo. Antonio Sanna ci ha abbandonato e evidentemente non se ne sentite di venire con noi in posizione. Ma probabilmente commento. C'è stato un sì, c'è stata qualche pariglia che non è uscita. Sì, non è uscita da Subroci. E ora tocca a Marco Mura, Andrea Sanna e Stefano Mura, dovrebbero essere loro se non andiamo errati. Hanno saltato un sì. Ma tanto crediamo che cambi poco, perché ormai ci pare che nessuno abbia intenzione di eseguire il proprio numero. Ci sono provato, ma è anche inutile. Sì, sono loro, Marco Mura, Andrea Sanna e Stefano Mura, li conosco dalle rosette. Eh sì,
la gente comunque sembra adesso sia andata comunque alle pariglie. Sì, beh, certo. La gente va alle pariglie perché vuol vedere i cavalli, perché vuol vedere che cosa succede, però è chiaro che perché ha pagato il biglietto, certo. Ci vuole... Lo spettacolo è... Però lo spettacolo non è quello che ci si aspetta dai sardiglianti, insomma, oramai. Sempre un rischio e niente, anche Marco Conti, Enrico Fiori e Diego Pinna passano in via Mazzini al galoppo, no, addirittura eravamo... Sì, siamo giusti. Adesso dovrebbe essere la volta di Alessandro Pinna, Sandro Contini e Paolo Falchi. Piove, vedete, ci sono gli ombrelli aperti, purtroppo non, la gente giustamente non si fida, insomma, i ragazzi sono... Loro stanno addirittura correndo con le scacciacqua. Condizioni terribili, sì, con lo scacciacqua. Cosa inusuale, ma anche del resto bisogna anche capire, no, sti bisogna ragazzi. Anche preservare il costume, perché comunque il costume da riutilizzare martedì, esattamente, sono velluti che si rovinano molto con l'acqua, quindi vanno un attimino tutelati, sì. E in ogni caso ci si inzuppa, è un costume leggero. Ce la facciamo comunque, sono altre quattro pariglie, quindi dovrebbero almeno correre tutti, sì. Anche se non è l'ideale correre così, insomma. Sono le 6:15, diciamo che siamo nei tempi a questo punto, anche se chiaramente lo spettacolo non ne ha giovato in nessun modo. C'è qualche problema. Pariglia che non vuole uscire. Vi capita anche quello, vero? Che dei cavalli non vogliono uscire. No, li fai uscire per forza. Certo, però che magari ci siano le donne. Sì, c'è un salto di Pariglia. Sono Ilaria Rosa, Sonia Cadeddu e Pier Giorgio Capizza. Che stanno chiudendo. Un saluto al pubblico. Ed è anche l'ultima pariglia che oggi si presenta in via Mazzini. A meno che qualcuna di quelle che non ha effettuato la discesa non abbia scalato, non sia stata fatta scalare all'ultimo posto, ma ci sembra difficile anche perché l'orario ormai è alquanto avanzato, le condizioni sono tutt'altro che buone, anzi diciamo pure che sono pessime, ed è possibile che il componitori si appresti a chiudere la corsa, a dare la benedizione a sua volta in via Mazzini, e infatti lo vediamo immediatamente, sì, inquadrato, sì. Pronto con i compagni a uscire da Subrocciu per l'ultima fatica di questa giornata e poi prima di dirigersi alla sede del gremio in via Ristana e concludere la sua straordinaria avventura con una eccezionale remada che ha in qualche modo riscattato l'amarezza per non aver centrato la stella né con la spada né con su stocco. Eccolo Francesco Castagna, qualche difficoltà con i cavalli che non riescono a rimanere appaiati, poi si va avanti ed ora giù di schiena sulla sella a salutare il pubblico e a chiudere la corsa prima della passerella finale di fronte agli spettatori, anche in questo caso pochi, come si vede dalle tribune ormai mezzo vuote. E con questa galoppata si conclude la sartiglia di domenica 7 febbraio sotto l'egida del gremio dei contadini. Ovvero ci vuole molto poco essere meglio di quest'anno, non per i cavalieri ma per il tempo. Il tempo. Mi riferisco solo alle condizioni climatiche. E io ringrazio climatiche. Voi, un caro saluto da Enrico, da Luigi e da Tore. Noi ci rivediamo martedì. Sperando in un tempo più clemente, io ringrazio tutta la struttura tecnica di EIA TV che ha reso possibile, insieme a Roberto De Martis, Videogum, Oxider e tante altre aziende che con noi si sono consorziate per permettere dal punto di vista tecnico questa diretta. Grazie alla Fondazione Sasartiglia che ha creduto ancora una volta in un progetto di comunicazione globale come questo. E insomma, che dire, chiedo alla regia di mandare la sigla. Un caro saluto, buon divertimento, buon lunedì di carnevale. Ci vediamo martedì. Ci vediamo, ci sentiamo.